perché hai quell'aria triste. Ciao! No. Papà! Ehi! Ehi, Buccia, no, 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 no! Oh! Oh! Io mi soffochi, mi manca l'aria, mi manca l'aria! Com'è andata oggi? Bene, Buckley, a lavarti le mani. Pulce, giochiamo dopo. E Susie è con te? No. No, è in ritardo. Lindsay Lou, dov'è tua sorella? Eh? Tua sorella? Oh, al cineforum. Che c'è per cena, amore? Spero che fossero compiti. Oh, ehi, sei la Salmon tu, vero? Sì. Ti ricordi di me? Sì che ti ricordi. Dall'altro lato della strada, vivo nella Casa Verde. Il signor Harvey. Salve. Salve, come stai? E come stanno i tuoi? Non c'è male. Bene. Salutameli tanto. Guarda, non potevo incontrare persona migliore. Ho costruito una cosa a un passo da qui e volevo un'altra opinione. Puoi dare un'occhiata? Oh, beh, grazie, signor Harvey. Devo andare a casa, però. Oh, ok. Mi è costato tanto lavoro e adesso non vedo l'ora di mostrarlo a qualcuno, ma non fa niente. Lo chiederò ai ragazzi qui intorno che sicuramente non si faranno pregare. Davvero? Oh, sì. È forte. È molto bellino. Andiamo, è roba di 2 minuti. Tanto sei già in ritardo. Io non vedo niente. Ah, no? Ci vuole più spirito d'osservazione, Susie. Che cos'è? Mani lavate! Dammi il 5. Ehi, ehi, non le hai asciugate? Vieni, dai, andiamo. Grazie, mamma. Manca una forchetta. Oh, no, i fagioli! Quanti? Solo uno. Uno e basta? Bellino, eh? Chi vuole? Vuoi una braciola, amore? Sì, grazie. Scotta, scotta! Visto? Guarda tua sorella. Sane abitudini alimentari. Ma sì, ma è più grande. Ce n'è ancora? Sì. Ecco qui. Capito? Ok. L'ho fatto per i ragazzi del quartiere. Lo possono usare come una specie di circolo. Non lo so. Vuoi essere la prima a inaugurarlo? Davvero? Sì, certo, sì. Coraggio. Vedrai. Coraggio. Ce ne sono ancora. Ci è finito il mais. Se ti mangi tutto, puoi guardare la televisione con me. Mangia. Ah, no. Le faccio un piatto. Così. Così. Wow. I fagioli non li mangia, quindi non glieli lascio. No, tu mettili nel piatto. Non li voglio i fagioli. Li faccio mangiare io. Li date a me, sì. Assaggiali. Ok, ok, li diamo anche a lei. Sono così buoni. Guarda qui. Ecco, bravo. Sarà montagna. Sì. Vedi che braccia di ferro, mangi solo spinaci e anche fagioli. Fa come a casa tua.
È veramente fico, signor Harvey. Sì, è fico, eh? Sì, a voi ragazzi farà piacere avere un posto dove... beh, frequentarvi. Vieni, siediti. Coraggio. Prego. A posto? Ti piace? Sì. Sì? Sarà al centro commerciale? Sì. Davvero? Sarà con Clarissa. Almeno poteva chiamare. Insomma, una ragazza a 14 anni sa usare il telefono. Non è difficile. Hai ragione. Alzi la cornetta e chiama. Appena ritorna, la sistemo io. Ho preso delle cosine come questi piccoli cosi, animaletti di peluche e dei giochi, perché a voi ragazzini piacciono i giochi. E poi ci sono candele e poi ho preso queste statuine di angeli che trovo così belline. Tutte le statuine hanno un certo bring, 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 bring. Molto carine. E ci sono anche tante altre cosine. Ecco qua. Piacevole con candele e tutto il resto, eh? Mm? E la regola è una. Vietato l'ingresso agli adulti. Ok? Mm? Oh, grazioso, hai un bel cappellino, mi piace. Ti andrebbe una bella bibita, Susie? Grazie, ma devo andare. No, educata. Fa la personcina educata. Educata. È la seconda regola. Fa caldo qui. Ho caldo, tu no. Puoi levarti il giaccone se vuoi. Sei molto carina, Susie. Grazie. Ce l'hai il fidanzatino? No? Oh, lo sapevo. Tu non sei come tutte le altre. Lo sapevo. Signor Harvey. Mm-hmm. È piacevole qui, eh? È speciale. È speciale qui, vero? Sì. Sì, è molto speciale. Mm-hmm. Mm-hmm. Devo proprio andare. Io non voglio che te ne vada. Non ti farò male, Susie.